Ciao a tutti e benvenuti al Pourparlers, variante del mio talk show che dico tutte le volte che trovo differenza in una ripresa all'aria aperta. Sono di nuovo al Parco dei Canapè e sono in compagnia di un mio amico, il nome è Roberto Tucci. Prego. Buongiorno. Ciao, ben trovato. Buongiorno, caro. Buongiorno di mattina. Allora iniziamo la puntata, prendi i tuoi dati, non mi dire l'anno, quando sei nato, dove vivi e di cosa ti occupi. Ok, sono nato il 5 febbraio del... anno non X. È importante. E sono di Foligno, nato a Foligno, residente a Foligno e lavoro presso Trenitalia. Ok. Allora, nel momento in cui ho scritto la puntata, stavo guardando, come mia tra virgolette abitudine, un documentario che parlava appunto di temi naturali. Sì. Ti chiedo, cosa, e parlava dei leoni, cosa pensi dei leoni da tastiera? Leoni da tastiera sono una gran bella cosa. O meglio, sono molto coraggiosi al di là del computer, ma poi nella realtà magari non sono poi così coraggiosi. A tuo pensiero, la natura comunque sia, è davvero completa? Penso di sì, penso di sì, obiettivamente sì. Può avvicinare, può alzare un pochino. Ok, scusate il tono, ma è basso. Grazie. Pubblicare stati personali su internet, Facebook attinenti, può in piccolo far bene nella vita? Può far bene se è condiviso con qualcuno. Condividere i propri stati d'animo in maniera piuttosto banale non ha senso, secondo me. Quindi penso di sì, ma se fatto per una valida ragione. Solo per quello. Per un fine interessante. Esatto. Noi siamo gli antenati del futuro. Cosa pensi delle previsioni del futuro? Un dramma? No, ma sai, una volta anni fa era usuale anche vedere in televisione che facevano previsioni, sì, e quant'altro. Non prevedo nulla di buono, sono sincero. Segui nel tuo... che segno sei? Acquario. Segui l'oroscopo? Non molto, ma ogni tanto l'ascolto. Perfetto, ho ascoltato. Può essere una superficiale considerazione quella del segno zodiacale? In parte rispecchia quello che è il carattere delle persone, secondo me, quindi vale la pena ascoltarlo. Ieri ho visto una cosa totalmente inusuale, quando ho scritto la puntata mi è successo, e ancora la ricordo. Sei ragazzi di età di 16 anni giocare a carte da winner. Ti piace giocare a carte? Purtroppo sì, molto. Moltissimo. Sei un giocatore? Sì. Cosa giochi, se posso chiedere? Texas Hold'em. Ok, ok. La vita è una fantastica partita. Ebbene sì, è una fantastica partita. Forse la più difficile. Sicuramente. Però è bello anche che ha delle varianti. Sì, come tutti i giochi di carte. Appunto. Sono antiche certe considerazioni. Esempio, ti invito a giocare a carta a casa mia, oppure ti invito a ascoltare musica. Sì, non sono antiche, ma sono anche molto recenti, cioè, se trovi la persona giusta con cui condividerle, perché no? A tuo pensiero,
manca la solidarietà. Assolutamente sì. Purtroppo. Purtroppo. Internet crea un'apparente solidarietà. Sinceramente no, non credo. Apparente, scusami, ho detto sì, ok, allora sì, assolutamente sì, perfetto. Oh, tante volte tendiamo sì, a... Sì, siamo tutti solidali, poi all'atto pratico quando c'è da concludere non c'è. Le cose più difficili da fare sono le cose semplici. Ti piacciono le persone semplici in un discorso? Sì, assolutamente sì. Cioè, ipotesi, io ti invito qui, ti dico ciao Roberto, ipotesi uno complesso e semplice. Vorrei fare una puntata che magari parliamo un pochino di vita, punti di vista e quant'altro. Sì, certo che sì. Non vorrei... No. Vabbè, facciamo una puntata domani. Stop. Ma sì, dipende dal momento poi. Certe cose decidono anche al momento, no? Ti piace raccontare tutto, ma non tutto, tutto? Ovvio che sì, un briciolo di mistero ci deve sempre essere. È una qualità la discrezione? Sì, gigantesca, una gigantesca qualità. Può essere di valore aggiunto oggi? Sicuramente sì, è un valore aggiunto per qualunque persona, a discrezione. Comunque sia nel momento in cui i social descrivono qualunque momento della vita quotidiana di qualunque persona, trovare una persona leggermente più discreta fa sempre piacere. Certo. Allora, devo comunicarti che siamo giunti alla fine di questa puntata. Io ti ringrazio tanto, è stato un grande piacere. Poi, quanto che l'avevamo detto? Parecchio. Allora, ricordo il mio canale YouTube che è www.youtube.com/thepurparle. Siate iscritti, sempre. E vi auguro buona vita a tutti. Ciao!